Go. Termina con un pareggio la sfida casalinga del Follonica Gavorrano contro lo Sporting Club Trestina, 1-1 il risultato. Primo tempo arrembante del Follonica Gavorrano, anche se a chiudere la frazione in vantaggio è la formazione ospite. La prima grande occasione arriva al quarto minuto ed è per i biancorossoblù. Macri si invola verso la porta, salta il portiere ma si allunga la sfera e non riesce a concludere a rete. Al settimo Nardella conquista un calcio di punizione dal limite. Losicco calcia sulla barriera mentre sulla respinta Ampollini spara alto sopra la traversa. 3, 2, 1, go. Al decimo Losicco recupera un bel pallone sulla tre quarti. Serve Regoli che calcia di prima intenzione con la sfera che termina di poco alta sopra la traversa. Al ventesimo Macri, servito da Regoli, tenta un tiro a giro con il mancino che termina tra le braccia del portiere ospite. Nuova occasione per il Follonica Gavorrano al 28esimo, Nardella ci prova dal limite e anche in questo caso la palla è centrale, Fiorenza blocca. Al 39esimo, grande parata di Filippis su Tascini, bravo il portiere a deviare la potente conclusione in angolo. Sugli sviluppi del corner ne esce una doppia deviazione che premia Omo Horria che porta in vantaggio gli ospiti dopo una respinta di Dierna sull'incornata di Contucci. Sullo 0-1 per gli ospiti termina la prima frazione con il Trestina in vantaggio nonostante gli sforzi del Follonica Gavorrano. I biancorossoblù tornano in campo grintosi al 47esimo, trovano il pari. Regoli ruba una palla sanguinosa al portiere ospite e da posizione defilata trova lo specchio a porta vuota e 1-1 tra le due squadre. Rivediamo il bel gesto di Regoli e la rete del Follonica Gavorrano che si porta così in parità. Al 50esimo Macri subisce un fallo in posizione vantaggiosa. Losicco calcia la punizione dal limite e sfiora l'incrocio dei pali. Il Trestina si rivede in avanti al quarto d'ora della ripresa. Dinolfo cerca la conclusione da fuori, palla alta sopra la traversa. Al 64esimo fiammata di Regoli che di prima intenzione calcia verso la porta da fuori trovando la deviazione in angolo del portiere. Sul corner successivo niente da fare, ribattuto il tiro del Follonica Gavorrano dalla difesa ospite. Al 69esimo, altro episodio chiave della gara, Pignat ferma Omo Horria lanciato in contropiede, l'arbitro decide di estrarre il cartellino rosso diretto che appare forse eccessivo. Al 74esimo il Follonica Gavorrano sfiora il vantaggio su corner, Ampollini stacca ma l'incornata viene deviata, Pino poi viene anticipato al momento di ribattere. Anche in inferiorità numerica i ragazzi di Masi ci provano, all'88esimo palla insidiosa, Mencagli in rovesciata, non trova la porta. L'arbitro concede infine 5 minuti di recupero durante i quali i biancorossoblù cercano l'arrembaggio finale senza però riuscire a portare a casa i 3 punti. E al triplice fischio è 1-1 tra Follonica Gavorrano e Sporting Club Trestina. 3, 2, 1, go.